Parlando del centrodestra, ti aspettavi quei risultati e pensi che tuttora Giorgia Meloni, quell'escalation, potrà continuare a salire? Pensa un po' all'onda che ha avuto anche Matteo Salvini quando era al governo giallo-verde, no? La stessa ondata, in qualche modo certo. La stiamo rivedendo adesso con Giorgia Meloni. Ma io credo che questo governo durerà 5 anni, perché se andiamo a prendere i singoli partiti nessuno può avere di più rispetto a quello che ha in questo momento. Giorgia Meloni ha il vento in poppa, un successo straordinario, ha drenato i voti alla Lega di Matteo Salvini, l'abbiamo detto, perché ha dimostrato negli anni, a differenza di Matteo Salvini, coerenza. Poi si può essere d'accordo o no con le sue idee, ma è stata coerente. Non è entrata nei governissimi, è stata sempre all'opposizione, ha avuto delle posizioni chiare, poche idee ma chiare, a differenza di Salvini che invece ha, come dire, parafrasato Flaiano, poche idee ma confuse, ha fatto una grande confusione proprio per quello che si diceva prima, per l'ansia da prestazione, perché doveva recuperare quella scelta disastrosa del Papete del 2019 quando decise di far cadere il governo nel quale lui era il principale azionista e probabilmente era l'uomo di governo più popolare in quel momento. Lui lo disse a Giuseppe Conte lo ha detto qualche giorno fa in un'intervista, lo disse candidamente, mangiando dei pasticcini nell'ufficio di Giuseppe Conte, disse: non riesco più a tenere i miei dopo le elezioni europee, dove prese molti voti, e disse: sono costretto a far cadere il governo. Quello lì è stato, diciamo, l'errore capitale di Matteo Salvini, da lì tutto è precipitato. Non credo però che farà cadere il governo né Matteo Salvini né Silvio Berlusconi, perché Matteo Salvini ha altri problemi in questo momento e nessuno gli potrà garantire dei ministeri così importanti come adesso. Anche Silvio Berlusconi però è vero che ha retto molto bene in campagna elettorale, mostrando la sua stoffa di uomo da campagna elettorale nonostante non sia più nel fiore degli anni. Però è anche vero che le forze non sono più le forze intellettuali, le forze fisiche naturalmente, a 86 anni non sono più quelle di una volta, e quindi 5 anni al governo non li vedeva nessuno. Secondo me questo governo dormirà sonni tranquilli e faranno come hanno fatto in campagna elettorale, faranno finta di andare d'accordo, anche se d'accordo non vanno. Giuseppe Conte ha un consenso molto molto alto, insomma, sta riguadagnando il 40%, insomma, alla fine del 2022. Sommi su Giuseppe Conte. Giuseppe Conte sta incarnando la politica contemporanea, che naturalmente è liquida e necessita di concertazione, ossia mettere insieme le diverse istanze in virtù dei momenti che accadono. Giuseppe Conte ha deciso di fondare il nuovo Movimento 5 Stelle su un'agenda precisa, sull'agenda sociale, che sono anche stati i punti che hanno dato là poi la caduta del governo Draghi. Un'agenda sociale che vige su reddito di cittadinanza, salario minimo, cose invece alle quali il Partito Democratico ha totalmente abdicato da anni. Quanti anni sono che ci diciamo che il Partito Democratico è votato solo nelle ZTL ed è dimenticato le periferie? È così. Il Partito Democratico, oggi la politica, ha un'esigenza fondamentale. Primo, avere un leader credibile che sia capace di parlare e di confortare i cittadini in un momento storico così difficile. Il secondo, che abbia un'idea di società futura nella quale ci vuol far vivere. Adesso può piacere o non piacere l'idea di società che ha il centrodestra, ma ce l'ha precisa. Pochi punti e precisi. Il Partito Democratico no, quindi il Partito Democratico ha 2 problemi. Il primo, quello di mancanza di leader, e adesso si sfideranno Bonaccini e Elie Schlein, ai quali tutti facciamogli in bocca al lupo, però Togliatti diceva una cosa, che gli emiliani sono bravi a governare il territorio, ma non sono bravi a fare la politica a Roma. Spero che per loro che... Ricordiamo anche che c'è Paolo De Micheli, che la terza, anche lei è Emiliano. Questo 2022 effettivamente è stato un anno di svolta però per Giuseppe Conte, perché in qualche modo il rapporto con Di Maio, come abbiamo visto anche dal video, ricordato insomma dal video, si è rotto in maniera traumatica. Il Movimento 5 Stelle si è trasformato, e l'accusa che viene fatta in questo momento è essere effettivamente il partito di Conte, per avere, diciamo, una nuova anima del Movimento 5 Stelle. È così. Adesso il Movimento 5 Stelle in questo momento è il partito di Conte, che ricordiamo ha tenuto il suo consenso altissimo dopo aver fatto il Presidente del Consiglio, quando invece è fisiologico che facendo Presidente del Consiglio, facendo delle scelte, il consenso scende. Lui l'ha tenuto molto alto, probabilmente perché gli è stata riconosciuta una certa coerenza e una certa serietà anche in un momento difficile come quello della pandemia. Secondo, perché avendo risolto i problemi interni al Movimento 5 Stelle, che era la diatriba con Di Maio, una volta risolta il Movimento 5 Stelle ha preso il destino che voleva che Conte prendesse ed è diventato un partito che sta drenando voti al Partito Democratico da sinistra, mentre da destra glielo sta drenando il terzo polo, il cosiddetto terzo polo di Calenda e Renzi. Chiedo ai due comunicatori politici se da questo
punto ricordo Luca Sommi, la scuola del Fatto Quotidiano, se abbiamo anche il cartello così lo facciamo vedere, anche per dare, fare un dispetto a Fulvio Abbate. No, che la scuola del Fatto Quotidiano, dove è docente anche Luca Sommi. Luca, mi ripeti quella cosa diciamo che mi ha scritto, scritto, che non è una scuola di formazione politica, ma? No, non è neanche una scuola di giornalismo, è una scuola per diventare cittadini attivi, è una scuola per affrontare la modernità, la vita moderna, diretta da Domenico De Masi con la consulenza di Tommaso Montanari, scuoladelfatto.it. Andate a vedere perché è una scuola dei sogni, davvero. Grazie.